La Guardia di Finanza di Salerno ha notificato un avviso di conclusione dell'indagine a 7 persone ritenute responsabili a vario titolo di una frode fiscale transnazionale dal valore di circa 12 milioni di euro. Gli accertamenti hanno interessato inizialmente il titolare di una società di commercio all'ingrosso di ecocombustibile nel Cilento, un uomo senza alcuna esperienza manageriale che già dai preliminari riscontri si è rivelato un mero prestanome. Attraverso di lui i due professionisti di Paduli nel Beneventano, che di fatto gestivano la ditta, effettuavano gli acquisti di pellet da una fornitrice bulgara in modo da rientrare nel regime dell'esenzione dell'IVA previsto per le operazioni intracomunitarie. Sempre a queste persone sono poi risultate riconducibili anche ulteriori 3 imprese intestate sempre a teste di legno. Tra i titolari fittizi figura addirittura un pluripregiudicato napoletano che nel periodo di attività della società formalmente amministrata era recluso in carcere. Si è in questo modo delineato il classico schema della frode carosello che nel caso di specie si è sostanziato nell'utilizzo di 4 imprese fantasma mediante le quali veniva fatto risultare l'acquisto del legname all'estero e la successiva vendita ad altri coinvolti compiacenti residenti nel territorio dello Stato. Giunta in Italia, la merce poteva essere rivenduta a prezzi concorrenziali non avendo mai scontato il versamento dell'imposta, quantificata in 2 milioni e 200 mila euro, il cui adempimento veniva in ogni caso addebitato alle società cartiere. Nel corso degli approfondimenti è peraltro emerso che una di queste ultime aveva pure ricevuto circa 100 mila euro di contributi a fondo perduto sfruttando false dichiarazioni.